Il principe e il povero di Mark Twain. In un giorno d'autunno, verso la metà del XVI secolo, nacque a Londra, nella povera famiglia Canty, un bambino che nessuno desiderava. Nello stesso giorno nasceva, nella grande famiglia dei Tudor, un bambino atteso con ansia non solo dai genitori, ma dall'Inghilterra tutta. Gli inglesi avevano pregato Dio per quella nascita, l'avevano sognata e desiderata per anni e ora che erano stati esauditi sembravano impazziti di gioia. C'era chi si baciava e si abbracciava, chi piangeva. Tutti si presero una vacanza, poveri e signori, ricchi e poveri, e festeggiarono con canti e balli nelle strade. Si ubriacarono per giorni e notti. Di giorno Londra era un autentico spettacolo, con bandiere multicolori che sventolavano i quattro venti da tutti i balconi, e splendidi cortei che sfilavano per le strade. Di notte lo spettacolo cambiava, ma non certo in peggio. Intorno ai enormi falò accesi in ogni angolo, il popolo in festa danzava con sfrenata allegria. In Inghilterra non si parlava che del neonato Edward Tudor, principe di Galles, il quale, nel canto suo, dormiva placidamente avvolto nel lino e nella setta, ignaro di tutto quel trambusto e della mobilitazione di tutta l'alta società e del regno intorno alla sua culla. Nessuno invece parlava dell'altro bambino, Tom Canty, avvolto in logori cenci, a parte la sua povera famiglia che lui era venuto a turbare con la sua presenza. Passarono alcuni anni. Londra era una città antica di 15 secoli e anche molto grande per quei tempi. Contava circa 100.000 abitanti, ma c'è chi dice che fossero addirittura 200.000. Le strade erano strette, sudicie e tortuose, specialmente nella zona dove abitava Tom Canty, non lontano da London Bridge. Le case erano costruite in legno con il secondo piano che si sporgeva sul primo e il terzo che stendeva i suoi gomiti oltre il secondo. Le case si allargavano via via che aumentavano in altezza. Lo scheletro degli edifici era costituito da travi pesanti e robuste, incrociate, e le pareti erano intonacate a calce. L'intelaiatura esterna delle travi, dipinte a colori vivaci, dava all'insieme un aspetto molto pittoresco. Le finestre erano piccole, fornite di vetri sfaccettati, e si aprivano verso l'esterno, girando sui perni, come le porte. La casa in cui viveva il padre di Tom era in una piazza sporca chiamata Offal Court. Era piccola, cadente, sgangherata e stipata di una gran quantità di sventurate famiglie. I Canty occupavano una stanza del terzo piano. Il padre e la madre avevano una specie di lettiera in un angolo, ma Tom, sua nonna e le sue due sorelle, Beth e Nan, non avevano neanche quella e dormivano qua e là sul pavimento, dove preferivano. C'erano, è vero, due o tre coperte o brandelli, o forse sarebbe stato meglio dire brandelli di coperta, e qualche fascio di paglia vecchia e umida, ma non si potevano definire letti, quegli ammassi informi. Coperte e paglia venivano ammucchiate ogni mattina in un angolo e poi la sera ciascuno si prendeva quel che gli serviva per dormirvi sopra. Beth e Nan erano gemelle e avevano 15 anni. Erano delle ragazzine in buona indole, sporche, con gli abiti stracciati, proprio come la loro madre. Il padre e la nonna invece erano una coppia diabolica, si ubriacavano ogni volta che ne avevano occasione, poi attaccavano briga con chiunque incontravano sulla loro strada e, sobri o ubriachi che fossero, bestemmiavano e spergiuravano di continuo. John Canty di professione faceva il ladro, sua madre la cattona. Avevano avviato all'accattonaggio anche i ragazzi, ma non erano riusciti a farne dei ladri. In mezzo alla marmaglia che popolava Offal Court, ma distaccato da essa, viveva un buon vecchio prete che il re aveva messo alla porta con una miserissima pensione. Si chiamava Padre Andrews, radunava intorno a sé i ragazzi e segretamente insegnava loro a diventare persone oneste. Insegnato a leggere e a scrivere, oltre a un po' di latino, e sarebbe stato disposto a fare lo stesso con le sue sorelle, ma loro si erano rifiutate per paura dello schermo degli amici che non avrebbero tollerato simili raffinatezze fuori luogo. Tutta Offal Court era un alveare ribollente di ubriachezza, schiamazzi e risse che si susseguivano una notte dopo l'altra e le
teste rotte era una cosa comune come la fame. Tom comunque non si sentiva infelice. La sua era una gran brutta vita, ma lui non se ne rendeva conto.